Allora amici, bentrovati sul mio canale. Oggi ho portato fuori un po' di piante, ho portato fuori lo speciosum, siamo a 7 gradi, abbiamo visto le previsioni del tempo e quindi possono rimanere fuori a prendere un po' di sole, le temperature sono abbastanza accettabili, poi abbiamo il telo che protegge lo speciosum, sono due piante, le mettiamo fuori almeno prendono un pochino più di luce solare e il Crisotoxum, vabbè, ma non era quello che vi volevo far vedere. Allora, se avete pazienza, ho visto anche nei vostri commenti, se avete pazienza, i fiori li fanno. È che quest'anno è stato tutto molto anomalo e quindi ecco 1, 2, 3, abbiamo 4, abbiamo un fiore solo laggiù, un fiore solo. Questa è una pianta di cimbidium, quindi abbiamo quattro steli floreali abbastanza pieni. Per esempio, questo a fianco di cimbidium non porta niente, stanno tutti quanti nella stessa condizione. Questo non porta fiori. Questo cimbidium quest'anno, questi sono i bulbi, ho fatto degli short, sono bulbi secchi perché sono vecchi, sono i primi due bulbi di anni fa. Questo non porta niente, se vedete foglie gialle, vedete, è venuta via, sono foglie esterne. Ecco, questi bulbi prima di seccare cominciano a fare la foglia gialla, poi seccano, non è un problema. Questo a fianco li porta, eccoli qua, guardate che bello stelo. Questo pure è in ritardissimo, però eccoli qua, eccoli qua. Ci sono, quindi siamo felici. Una cosa importante, se non ci sono fiori in questo cimbidium non significa che non li faccia, può darsi che bisognerebbe andare a vedere sotto se ha voglia di farli o meno, ma non è un problema, perché questo per dire che perché non mi fai i boccioli, questo li fa e questo no, bisognerebbe chiederglielo, ma non penso che ci risponda. Questo puntuale anche l'anno scorso li ha fatti. Sono aperti, vedete che questo per farvi vedere oggi nel video è una cosa importantissima, non c'è una regola, cioè sono cimbidium, vedete? Qua ci abbiamo fiori, eccoli qua, e questa è, se non faccio danni, cerco di passare, ho riempito, penso che andremo di sotto con i fiori e io compreso, il terrazzo finché tiene. Questo è quello in fibra di cocco, pietra pomice, lapillo e agriperlite. Questo è in condizioni diverse, però ecco i fiori ci sono, guardate che bei fiori cicciottosi che ha fatto. Questo è l'unico che ho messo, vedete le radici cominciano a uscire fuori, quando vedete tutti i sassolini che cadono, pensavo che fosse qualche uccellino, ma non è un uccellino, è che praticamente le radici cominciano a venire fuori come quando li comprate, vedete le radici cominciano a traboccare fuori, però eccoli, questi ci sono, fiori. Questo è un altro stelo floreale, vedete che matitona che è venuta fuori. E questi sono due fiori. Ok? Allora, questo per dire che fibra di cocco e il mix che abbiamo detto di labillo, pietra pomice e agriperlite funziona. Questi tre lo stesso. Quello che vi volevo far vedere è che stanno tutti quanti in condizioni di fare un po' come vogliono, cioè questo porta già i fiori aperti. Questi si stanno formando, eccoli qua, quindi ogni cimbidium è un mondo a sé. Abbiamo un altro stelo floreale qua sotto, con semplicemente tre fiori. Ma ci accontentiamo perché abbiamo detto che questo è stato un inverno molto particolare, c'è una foglia gialla, eccola, viene via tranquillamente, non ci sono problemi. Se vedete le punte nere, perché qualcuno mi dice che le punte nere sono normalissime, ci sono. Io prendo le forbici e le taglio perché non me ne va di vederle. Certo, sarebbe un sogno, no, trovarle sempre sane, pulite, ecco. Però ci possono essere tanti fattori che influiscono sulla crescita delle punte nere, però non è importante. Ho visto anche vari video che dovunque ci sono punte nere. Questa foglia gialla, se andate su a vedere, è l'estremo di un bulbo. Questa sotto, la parte estrema che verrà via, non è un problema. Questo è uno stelo floreale abortito perché purtroppo non ha combinato la legatura del fiore con le condizioni climatiche. È un peccato, però ci accontentiamo. Eccoli qua, guardate che meraviglia che sono. Oggi è una giornata di sole,
cerco di farvi vedere che non tutto corrisponde esattamente, no? Per tutti i vasi, quindi questo ne ha addirittura quattro steli floreali più il fiore singolo là. Questo qua giù. Eccolo qua. Questo qui dorme, nel senso che non mi tira fuori nulla, ma non è un problema, aspetteremo. Aspetteremo. È diventato bello grande perché se guardate i bulbi stanno uscendo fuori, quindi ha avuto un grande sviluppo, però i fiori si li tiene per lui. O forse è questo, forse è questo. Guardate, eccolo, abbiamo scoperto insieme. Questo è lo stelo floreale. È in ritardo. Bene, sono contento. Ho scoperto con voi, perché mi sono abbassato a vedere questo qui che vedete, appunto, così è lo stelo floreale. Infatti mi sembrava strano perché con tanti bulbi che non venisse fuori niente. Bene, eccolo qua. Cioè, è lui. E come c'è da questa parte, forse ci sarà anche dall'altra, ma non lo vedo. Va bene, ce ne accontentiamo di uno solo. Ogni tanto un po' di pulizia, di togliere foglie vecchie non è che fa male, serve per aiutare un po' la pianta a respirare, perché questi gimbidium sono abituati, dove loro vivono e crescono, ad avere sempre vento, così staccano foglie vecchie. Vivono in zone che sono molto ventilate, quindi ecco perché è importante tenerli fuori e garantire, ecco, tanta tanta luce. Questi prendono il sole, adesso sono le 8:20 di mattina e prendono il sole, le punte nere ce le abbiamo, tagliamo e chiusa la storia. L'importante è che diamo un attimo di tempo e di pazienza per poter far fiorire queste meraviglie. Qua abbiamo il ginjanum e i lodicesi. Lodicesi ho scoperto, poi vi farò un video, che possono stare all'aperto. Questi sono stati fino a 1 grado, stanno benissimo, sono arrivati fino a 1 grado. Il ginjanum si sta preparando a fiorire, guardate cosa c'è lì in mezzo, esatto quello che vi faccio vedere ma in ombra, è lo stelo floreale, eccolo qua in mezzo, se lo vedete. Comincia anche il ginjanum, ve lo faccio vedere qua che c'è il sole. Anche il ginjanum comincia a tirar fuori il fiorellino. E questo pure è in ritardo, ma non è un problema. Eccone un altro là. Quello che vedete lì in mezzo, ecco, illuminato dal sole, è lo stelo floreale. Ve lo faccio vedere qua, lo stelo floreale. Eccolo qua. Eccolo qua. Esatto. Quello che vi volevo far vedere è che fuori stanno meglio. Stanno meglio e dentro casa sarebbero un po' sofferenti, però regolatevi, perché se state in zone in Italia dove andate a meno 5 non è il massimo. Questi hanno preso anche la neve, però non ci sono state gelate a meno 3, non ne ho avute quest'anno, negli anni passati gelate meno 3, meno 4. Però se ci dovessero essere, mettete sopra il telo TNT e resistono. L'importante è che non li bagnate. Questi hanno uno svantaggio rispetto ai vostri, che se piove, vi faccio vedere sopra, non c'è tetto. Questo tetto è la tenda, ma quest'altro è cortissimo, come tetto è molto corto, quindi se piove questi prendono l'acqua, se piove e gela io sono più a rischio di tutti. Però non è mai successo che ha piovuto e ha fatto la gelata la notte stessa. In 4 anni non ci sono stati problemi del genere. Quindi ecco, se potete tenerli un pochino più riparati rispetto a me è meglio. Vedete com'è il tetto di casa, un tetto un po' ambiguo, però. Quindi questi, quando piove, io mi regolo molto con le previsioni del tempo. Perché? Perché se piove non bagno, o cerco di distanziare un po' le bagnature mie con le previsioni del tempo. Diciamo che sono diventato fanatico di 3B Meteo o di altre applicazioni. Beh, sto sempre a guardare che tempo fa. Tutti mi chiedono: Dani, che tempo fa che tu guardi sempre le previsioni? E sì, sono diventato oramai un fanatico delle previsioni, perché in base a quelle poi mi regolo. L'ultima cosa, a dicembre li ho bagnati. Alla dicembre non andrebbero bagnati, l'ho dovuti bagnare 3 volte, 3 volte l'ho bagnati a dicembre, perché erano completamente asciutti e le temperature erano troppo alte per loro. Quindi
li ho bagnati 3 volte. Potete dare tutti i congimi che volete, da Algatron a Synergon della Cifo, potete dare il 20-20-20, potete dare l'osmocote. Io questi li ho messo anni fa, l'osmocote dentro sotto a 1 centimetro rispetto al substrato, e sono vivi e vegeti. Questi li ho tirati fuori perché le previsioni del tempo hanno messo abbastanza temperature miti per essere inverno, ma soprattutto perché fuori c'è tutta un'altra aria rispetto all'appartamento. Vedete che si cominciano a macchiare, si cominciano un po' a fare delle segni neri sulle foglie. Ho bisogno di farli sta fuori, sennò qua è un po' un macelletto. Eccoli qua. Devo stare attento. Loro fino a 0 gradi arrivano, quindi non ho problema. Quando le temperature dovessero essere più basse, lì rientro a casa. Bene, grazie di avermi seguito, e volevo farvi questo aggiornamento giusto per rispondere un po' alle varie domande in merito ai cimbidium. Questo è tutto, a presto.